siamo, sto partendo per Bologna. Questo è il primo vlog che faccio per il Crypto Trading Day, andava assolutamente documentato. Lo Zen è pronto, ragazzi, sono in partenza per il Crypto Trading Day a Bologna. Ci vediamo domani perché io arrivo questa sera. Pronti? Via! Siamo quasi in partenza. Quindi sempre la fila è poca, però, ragazzi, è proprio poca, non c'è nessuno. Ci siamo seminari di Ryan, i posti sempre più piccoli sono. Siamo arrivati, ragazzi, ora si va in hotel a prendere la navetta. Siamo in una macchina che è una mini super mini. Che cos'è questa macchina? È una figata. È una figata, ragazzi, è proprio una figata perché questa si scappotta completamente. Però la facciamo domani questa cosa. Stiamo andando in centro a Bologna, Ryanair, sedili minuscoli, però in orario. E poi stasera andiamo a mangiare, ancora non sappiamo dove. Ancora non sappiamo dove. Vedremo. Ancora non l'abbiamo trovato, ma spero. Vedremo dove andare. Ciao. Ragazzi, ci siamo, sono arrivato. Una bella camera deluxe. Questa sera si va a cena perché facciamo sushi. Siamo finiti in una festa che è techno questa, cos'è techno? Siamo finiti in una festa techno, il DJ è lui comunque, ragazzi. Ed è DJ top, però questa sera non suona. Vabbè, mi sa che tra un po' dobbiamo andare. Ed eccoci, allora ci siamo sotto il sole, mangiamo l'insalata per stare leggeri, oggi solo insalata, poi si va al Crypto Trading Day, abbiamo preparato la sala, abbiamo fatto test delle slide, tutto pronto, i microfoni funzionano, quando arriveremo là ovviamente non funzionerà niente perché è sempre così, per la legge di Murphy, legge di Murphy. Oggi facciamo questo evento che è indirizzato a un obiettivo, uno scopo solo, che è quello di fare formazione e far capire. Però nel mercato cripto è stato bypassato tutta quella prima fase, cioè la fase classica in cui un trader si avvicina al mercato e la prima cosa che fa pensa che tutto rose e fiori, i mercati salgono, c'è sempre un motivo dietro, non è sempre speculazione. Però siamo qui per creare le basi per navigare sui mercati, per imparare cosa significa questa cosa, creare il vostro percorso di formazione. Crypto Trading Day nasce per questo, creare una filosofia della conoscenza e della formazione. Il problema del trading plan è uno scontro fra due forze contrapposte, la ragione contro la parte emotiva. Mi parla e mi dice: voglio comprare solo Bitcoin con grandi cifre, quindi grosse cifre. Io quando ho visto questa scena, la prima cosa ho detto: cavolo, scendiamo ancora. Ed è il mio punto.
punto di uscita, se confermato in close. Barra di massimo, fisso il segnale di stop sul minimo della nuova barra di massimo. Quante volte lo vedete su Bitcoin questa cosa? Fa pump and dump, aspetta la conferma. Ma chi vuole fare un passettino più avanti? Ultimamente nei mercati finanziari viaggiamo a tassi negativi, vuol dire che non ci sono attività sicure da dove fare profitto, e se vogliamo fare profitto dobbiamo abituarci e... cioè, se vogliamo guadagnare dobbiamo assumerci dei rischi per forza. Quanti di voi hanno visto questo cartone, La spada nella roccia? Ok, un bel cartone della Disney, e fa sempre in alto mira e va, esci dalla mediocrità. Successo nella vita, in tutti i campi dovete farvi il culo, dovete alzare le chiappe e prendervi ciò che volete veramente della vita. Se metti buona volontà, il mondo tutto ti darà. E questa è una frase che ho capito forse un po', ancora sono giovane, però l'ho capita purtroppo tardi, secondo me. Cioè, nella vita possiamo veramente prenderci tutto quello che vogliamo. Chi crede di no si sbaglia, si impone dei limiti mentali. Il Crypto Trading Day, dove siamo arrivati? Questo è un ristorante. Siamo a mangiare con tutti quanti. Sono un po' di persone. Gifa ha prenotato per 15 e siamo 15. Non so come ha fatto, ma lui ha portato una grappa. La grappa sarà alla fine di questa serata. Io dovrò tornare a Modena dopo. Vedremo un po' cosa fare. Vabbè, a dopo. Siamo tutti al tavolo, siamo sempre con Filippo comunque. E oggi si brinda. Dove siamo qui? Il posto è? Si chiama Terra Antica Varignana. Il vino è buono, quindi. Ciao! Giornata di ritorno, siamo in aeroporto a Bologna. Aereo parte fra un'ora e stiamo decidendo dove andare a mangiare. Penso che si vada per la pianina, perché c'ho il volo fra mezz'oretta, ragazzi, si ritorna. Ed eccoci ritornati in sede dopo il Crypto Trading Day di Bologna. È stata un'esperienza unica, bellissima, esaltante, entusiasmante, perché ho incontrato tantissime persone, tantissimi di voi al di fuori del canale. Moltissimi già li conoscevo perché sono dentro l'Academy, moltissimi sono amici che mi aiutano, mi danno consigli, mi scrivono nei commenti tante cose fantastiche, tante cose positive, mi hanno anche spronato, per esempio, lo scorso anno ad aumentare i video, a fare più qualità sul canale. Il Crypto Trading Day è un po' anche il risultato di questa grande community che è Trading On. Vi ho fatto vedere tutto quello che abbiamo fatto, è stato un weekend bellissimo perché abbiamo fatto formazione, siamo entrati nel dettaglio, ho spiegato una strategia, Filippo Angeloni ha spiegato i bias che sono stati magnifici, ragazzi, dei momenti memorabili. Poi abbiamo fatto anche l'intervento sulla tassazione, che è stato bombardato di domande. C'è stata un'affluenza incredibile, quasi 100 persone erano presenti al Crypto Trading Day, organizzato in 2 settimane, senza sponsorizzazioni di grandi livello, ragazzi, soltanto video YouTube. È stato autofinanziato da me personalmente, ma ci tenevo a creare questa cosa per ringraziare tutti gli utenti, per ringraziare del vostro affetto, dandovi dei contenuti incredibili. Avevate il naso all'insù e gli occhi puntati ai grafici quando spiegavo la strategia di trading multi-day, tipo swing trading, e spero stiate già utilizzando quella strategia, perché già nella giornata di ieri ha dato i suoi frutti.
Ci tenevo poi a salutare e a ringraziare particolarmente CryptoPaul, che poi è Paolo, che poi è un nostro utente della Trading On Academy, perché ragazzi è venuto lì a raccontarmi la sua storia, una storia che sta affrontando, diciamo, delle sfide importanti a livello personale, e lo hanno messo, insomma, di fronte a delle scelte, e nella Trading On Academy mi ha detto ha trovato una bellissimo ambiente dove sviluppare questa sua passione per il trading, ha trovato tanto materiale, ha trovato tante cose belle, soprattutto un nuovo stimolo nella propria vita in un momento difficile. Quindi io volevo dire a CryptoPaul grazie, perché è stato bellissimo ricevere da te questo feedback, è stata forse la cosa più bella della giornata. Crypto Trading Day si ripeterà, le faremo un'altra, non lo so ragazzi, non lo so, è stata la richiesta che mi avete fatto tutti insieme allo scroscio di applausi finali, non lo so sinceramente se questa manifestazione riusciremo a ripeterla, vedremo un po'. Sicuramente c'è tanta carne al fuoco, tante novità sul canale Trading On, ragazzi, perché ce ne sono veramente tante in cantiere. Iscrivetevi quindi se ancora non l'avete fatto, perché qualsiasi sia la mia decisione, se continuare o meno questo bellissimo evento nazionale, lo saprete da prima sempre sul canale. Grazie a tutto il team Trading On, grazie a Filippo Giannoni per la sua disponibilità e grazie a tutti voi per la vostra presenza. Ci vediamo lunedì con il video su un'analisi dei mercati finanziari che... Mamma mia, che cosa ci stanno facendo. Ciao a tutti!